Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa diretta del 16 maggio 2020. Intanto che vi collegate, vi chiedo se, come sempre, riuscite a vedermi bene, mi sentite bene, tutto bene, dovrei esserci. Ok. Bene, molto bene. Eccomi qua. Dunque, intanto che vi collegate, mi permetto di spiegarvi meglio, di spiegarmi meglio cosa andiamo a fare, anche perché molti me l'hanno chiesto, giustamente. Eccovi qua, ci siete tutti. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ciao Polin. Ciao Mirella, ciao carissima. Ciao, ciao a tutti. Ciao Carmela. Si sente bene? Perfetto. Tutto ok. Bene. Mi sentirete con un pochettino di raffreddore. Nulla di che, è abbastanza normale in questa stagione non avere proprio il massimo. Ho la telecamera che mi si sposta, quindi mettiamo un po' a posto. Ciao, ciao Antonio Latina, ciao a tutti, eccovi. Allora, cosa andiamo a fare? In questa prima, diciamo in questa prima mezz'ora, quindi dalle 8:30 alle 9, andremo a fare un viaggio nelle vostre vite passate. Come avviene questo viaggio? Essendo che siamo in diretta, ovviamente non andiamo a vedere tutte le vostre vite, no? In questo caso, se vorrete, me lo chiederete poi, chiedete informazioni in privato. Andremo a vedere un flash, perché così è, di una vostra vita passata. Un flash perché? Perché io sono una viaggiatrice astrale. Quindi con il mio corpo astrale io viaggio letteralmente e quindi come fare un viaggio in treno, no? Quindi ho questi flash appunto delle vostre vite precedenti. Le vostre vite precedenti vengono viste, vengono scelte in questo caso da me, tra tutte le persone che sono qui in diretta, siete già tantissimi, quelli che hanno un foto profilo del viso ben visibile, ok? Quindi tutte le altre persone che non hanno questo, ecco, non potranno avere questa veloce lettura sulla vita passata. Dalle 9 alle 9:30 invece faremo invece un viaggio astrale nell'oltre. E nell'oltre invece la situazione cambia radicalmente perché io mi metto proprio dalla porta, no? Diciamo così, per riuscire a farmi capire meglio e aspetto. Sono loro che mi vengono incontro, sono loro che decidono il messaggio e sono loro che lo danno a chi vogliono loro. Non serve in questo caso. Nella foto profilo, né se mettete la data, né se mi dite qualsiasi cosa, basta un cuoricino, ad esempio, no? E tanto loro mi spostano il volto e mi danno il messaggio. Può essere un messaggio, alle volte vedo che mi danno dei colori, alle volte mi danno proprio il messaggio proprio per voi, no? E quindi non mi serve niente. L'unica cosa che vi chiedo di potermi indicare chi non ha mai ricevuto una lettura sulle vite passate, ok? Perché magari in questa mezz'orettina abbiamo piacere di dare spazio anche a chi non l'ha mai ricevuta, no? Un discorso invece diverso per quanto riguarda i messaggi dai nostri cari dell'oltre, perché lì, come vi ripetevo, sono loro che decidono. Quindi io non decido assolutamente e quindi vedete voi, ecco, ok? Bene. Allora, scusate, ma ho veramente un raffreddore incredibile. Quindi ogni tanto mi vedrete con un fazzoletto in mano, ma non sarò l'unica. Ok. Perfetto, mi state già scrivendo, mai ricevuto. È quello che voglio, mi raccomando, sappiate che io sceglierò per le vite passate
Sì, non c'entra nulla la data di nascita, ha ragione Mirella. Mi serve solo la vostra foto profilo del viso ben visibile e mi serve anche che mi scriviate che non l'avete mai ricevuto. Ecco, mi basta così, ok? Bene. Ok. Allora, una piccola. Mi permettete un secondo? Noi siamo fatti di energie, no? Positive, negative, eccetera, eccetera. Quindi ho piacere stasera di fare invece un secondo, starò 5 secondi in silenzio, perché chiamo vicino a me l'Arcangelo Michele, che con la sua potenza celeste allontani tutte le persone negative, mi alzi le vibrazioni di tutte queste persone collegate che sono venute vicino a me con amore e aspettativa, uguali per quelli dell'oltre, tutte le persone che avranno nel cuore e arrivano con amore, l'oltre li ascolterà. Ok? Bene. Allora, eccola qua. Vediamo un po', iniziamo dall'inizio a vedere qua. Non ho i commenti perché non mi si vedono i commenti. Boh, vabbè, non si sa. Li vedo da là e non li vedo da qui. Strano. Non capisco il perché, non importa, se no stiamo perdendo un sacco di tempo. Ok. Bene. Eccola qua, Codi Claudia Pasqualini. Codi Claudia. Forte. Codi Art Claudia Pasqualini, quello che io vedo nella tua vita. Molto, molto divertente, devo dirti, no? Vedo una donna con i tratti asiatici. Devo dirti che per l'epoca, vederti così cicciotta, lasciami il termine, è una cosa che mi fa quasi un po' sorridere, no? Ti vedo, preparare delle specie di pani. In un'epoca molto lontana, ma sicuramente siamo in Asia, ok? Però tu hai tratti proprio asiatici, proprio gli occhi a mandorla, e stai facendo questi pani e stai ridendo, hai una specie di. Sei seduta quasi come per terra, no? E davanti a te c'è questa specie di paiuolo. Dove tu metti queste. Vedo che fai queste specie di piadine, ecco, per darti l'idea, ok? Hai questi. Non ti posso dire che hai un vestito, sono più. Ecco, a oggi ti direi più che sembrano come stoffa, una cosa proprio. Sei a piedi scalzi, sono piedi molto, molto spessi, con i calli. E questo mi fa pensare che scarpe non c'erano, ma ti vedo sorridere, ti vedo molto allegra. Diciamo, ecco, io devo dirti che Codi Art Claudia Pasqualini sono in sovrappeso, no? E quindi questo ovviamente, specialmente d'estate, crea un po' di soggezione, specialmente se pensi di dover andare al mare. Ecco, all'epoca invece il tuo corpo così morbido era invece molto apprezzato ed eri una donna molto apprezzata, molto corteggiata, hai avuto diversi figli e hai avuto una vita felice, ti vedo proprio felice, assolutamente. Non so se qualche memoria ancestrale ti puoi ricordare il profumo sicuramente della farina cotta del pane. Le risate dei bambini e questa morbidezza che tu avevi nel corpo.
Allora. Lucia Napoli. Allora, Lucia, lo so che ti attira molto anche la Francia, ma in realtà ti vedo che parli una lingua simile francese, ma sei in Sudafrica, ok? Quindi sicuramente in colonie francesi e roba del genere, perché vedo la tua pelle molto scura, molto ambrata. Sei una ragazza alta per l'epoca, magra, quindi assolutamente andiamo in Africa. Ti vedo che stai camminando per questi tipo mercati dove c'è tanta polvere, sento tanto il profumo delle spezie molto forte e tu passi con questi capelli ricci, 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 ovviamente, come hanno le donne di colore, lunghi, molto belli. Eri una donna veramente molto, molto bella. Ed eri anche però molto, molto, molto vanitosa. Quindi avevi capito che con la tua bellezza potevi aspirare a un, passami il termine, un partito, una tribù, ecco, in questo caso, con un uomo ricco. In realtà tu ti sei innamorata di un ragazzo, però questo ragazzo, Lucia Napoli, era molto povero. E tu dicevi che se il tuo Dio ti ha dato così la bellezza, era perché voleva farti star bene e sposando appunto quest'uomo che proveniva da una tribù molto ricca. Hai infatti fatto stare bene te e anche la tua famiglia, ma non ha mai fatto stare bene il tuo cuore. Miki Caporale, è la prima volta, ma siete in due. Io ho bisogno di avere. Ah, mi dispiace Claudia Pasqualini, è il mio stesso problema. Ah, non siamo cambiate però, abbiamo solo sbagliato l'epoca. Vabbè, e non posso farti perché siete in due nella foto, mi serve una foto singola. Quindi anche la stessa cosa è per Bruna Matteo Pozzato. Lucia Napoli mi hai già scritto, sì. Vi chiedo se è possibile di scrivermi una volta sola. Dice Luisa Lupi. Ecco, adesso riesco a vederla perché nella diretta delle vite precedenti sono io che le coordino, ok? Dice io da un paio di volte che mi collego con lei, ma non riesco mai come si fa. Allora, è molto semplice. Quando io faccio i viaggi nell'oltre, questo succederà alle 9, sono loro che mi coordinano, sono le persone dell'oltre, no? Quindi mi dirigono loro, scelgono loro. Invece, per la vita passata, essendo che sono in una trans più vigile, riesco a scegliervi io. Mi scelgo sulla base di quello che è il vostro profilo, il vostro viso, no? Mi faccio sapere quindi se è a piacere di avere una lettura. Allora abbiamo Milena Tambaro. Wow. Allora, Milena Tambaro. Sai perché dico wow? Perché io trovo che in questa vita tu sei estremamente femminile,
ma non lo eri nell'altra. Faccio molto presto a descriverti perché mi ricordi un film molto famoso che è Il Gladiatore e ti vedo proprio un tipo di generale, che non ti so dire se è proprio di generale, ma dell'impero romano, assolutamente sì, perché vedo le aquile come stemma. E ti vedo molto forte, molto protettivo verso i tuoi soldati. Malgrado avevi questi ordini anche tu sopra, però cercavi sempre di metterli in modo e maniera che non avessi tante perdite, perché quello che interessava a te più che far vincere la guerra è che i tuoi soldati avessero una famiglia da tornare a casa, insomma, che rimanessero vivi, ecco. Quindi una cosa molto, molto difficile per l'epoca, no? Certo, che cosa ti puoi ricordare, Milena Tambaro? Sicuramente ti puoi ricordare, innanzitutto credo il sudore. Il sudore, la polvere, la fatica, l'odore del sangue, il rumore delle spade. Sicuramente questo sì, non credo che siano rumori che ti piacciono molto, ecco. Alessia Aissela. Alessia Aissela invece nel tuo caso se eri una donna e facevi parte di quello che era allietavi i sultani, vedo proprio questo harem, queste vesti, questi tintinni, questi campanellini, ti vedo volteggiare, ti vedo con questo trucco molto pesante, fatto con degli intrugli particolari, delle tinture particolari che ti nascondevano prevalentemente il volto, però era il tuo corpo che danzava per te. Quindi il fatto di poter allietare queste persone ti aiutava anche a sopravvivere. Perché dove tu eri, sicuramente noi siamo tra sì, più o meno il Marocco, ecco questi posti qua, il Marocco, Egitto, non ti so collocare, che vedo tanti tappeti rossi, vedo questo uomo tutto vestito di bianco, questi uomini vestiti di bianco col turbante, insomma, e ti vedo danzare, danzare, però la tua vita era danzare, perché, per cui tu eri assolutamente felice così. Lui, Stella. Allora, ti vedo molto con i capelli scuri, no? Però in realtà, nella vita precedente, ti vedo proprio biondina, con questi occhi chiari, vedo molto oh mamma mia, il sud, no, il nord, sì, esatto, il nord della Francia. E avevi questi capelli lunghi, biondi, con questi occhi così chiari. Ti dico già che eri una contadina, ecco, quindi sento il profumo dell'erba, sento il profumo del fieno. Una vita molto faticosa, molto faticosa. Ti svegliavi tanto presto, avevi sempre tanto freddo, riuscivi a dormire poco, riuscivi a dormire vicino al camino, per fortuna però. D'inverno ti dovevi alzare prestissimo per andare a dar da mangiare agli animali e tutto, quindi una vita molto faticosa,
molto faticosa, ecco, ti posso dire così. Dunque. Ciao Valeria Biagio. Sempre bello vederti. Ciao Narita Schettino. Tanto vi ascolto, vi vedo anche. Manuela Dadone, no, non riesco a vederti bene. Ma invece Maria Maddalena Marcone la vedo benissimo. Qualcosa ti è rimasto. E andiamo in Cile. Andiamo nel Cile. Andiamo. Eri tutta vestita di bianco, tipo canapa, lino canapa. Eri contenta perché la tua mamma ti aveva insegnato a fare la ricamatrice, ovvero a fare quegli orli bellissimi, quegli intarsi nelle gonne, nelle borsette, nei cappelli. A ornare magari i colli delle camicie, ecco. E tu eri contenta perché giustamente la tua mamma era una delle più brave in assoluto e quindi avere il suo insegnamento voleva dire avere comunque un lavoro sicuro. Vedo alcuni flash più successivi, vedo che ti sei sposata con un uomo che aveva una fazienda. E sei stata bene da un punto di vista economico, devo dirti che però ti è sempre mancata la figura della mamma, dei genitori, ecco, perché anche se da piccolina per fortuna ti ha insegnato, ma è stata con te la tua famiglia poco tempo, sei rimasta orfana in età comunque adolescenziale, quindi è stata un po' una mancanza. Ok. Rita Ferraro Capri. Ti vedo in Italia, ti vedo, i tuoi genitori ti hanno mandato più o meno i primi del Medioevo. I tuoi genitori ti hanno mandato a fare servizio in un convento dove c'erano delle specie di scuole, ecco. Quindi vedevi tutte queste donne con la tonaca, con la no, suore, ok? Però suore dell'epoca aveva la tonaca, votate a Gesù, ma purtroppo erano per te talmente cattive che tu non sei mai riuscita a capire come delle spose di Gesù potessero essere così acide, così asprigne, così dure con te perché ti facevano lavare questo pavimento ovviamente in ginocchio, alle volte avevi le ferite alle mani, ti davano poco da mangiare, riuscivi a fare poco in tutto. Per fortuna però è una storia molto bella quella che vedo perché c'era questo ragazzo che ti ha notato.
e ti vedo proprio, vedo il buio, vedo la notte, vedo che tu sali in questa specie di carro, ti vedo toglierti questa cuffietta che ti stringeva tanto la testa e a piedi nudi correre insieme a questo ragazzo e il suo calesse via da tutto. Fino alle 9 faremo le vite precedenti. Dai, Mirella, possiamo farcela. Fino alle 9 facciamo vite precedenti, quindi chi non ha mai ricevuto un messaggio me lo dica per le vite precedenti. Un messaggio, scusate, una lettura. Stefania Tassarin, ti vedo troppo lontana, tesoro. Sei troppo lontana, non riesco. Mi ci vuole la foto in primo piano. Fatemi sapere, vite precedenti, perfetto. Claudia De Paoli. Oh, mamma mia. Se dovessi andare a Versailles, Claudia De Paoli, secondo me ti ricordi anche le scalinate. Quindi sì, andiamo a Versailles. Da popolana sei diventata, per una serie di situazioni, sei riuscita a entrare a Versailles, prima del Re Sole, ancora prima, e sei riuscita a diventare un personaggio importante. Devo dirti che ti vedo molto giocare con queste specie di carte, con queste specie di dadi strani. Ecco, ti vedo molto, molto lì. Eri una donna molto magra, molto forte, molto rigida. E in questa vita, malgrado lo sfarzo, non hai conosciuto l'amore. Allora. Maria Maddalena Marcona, sei bilingue con lo spagnolo? Oh, fantastico! Non sei cambiata niente allora. Hai fatto la stessa cosa. Davvero, Mirella, che pazienza, davvero, tutte le volte. Ok. Allora, facciamo Caterina Leone, che è l'ultima delle vite precedenti. Ok, Caterina Leone. Se tu andassi in India, credo che ritroveresti molto del tuo mondo. Gli oli profumati, il modo di potersi fare anche il lavaggio del corpo, no? Immagino tu farei la doccia, ma in questo caso ti vedo proprio un'indiana che usa questi oli profumati per il corpo, sceglie con attenzione questi ornamenti, sceglie con attenzione queste spezie, parla poco, ma parla molto con gli occhi. Sei una donna che sei stata abituata per religione e casta a non parlare molto, ma a cercare di far capire quello che vuoi e quello che volevi al tuo uomo, tuo marito, con gli occhi. Credo che tu sia rimasta comunque molto espressiva. E in quella vita precedente so che hai odiato follemente la suocera. Spero che in questa vada meglio. Ok.
Allora, per le vite precedenti, adesso abbiamo concluso. Se siete interessati a... Ovviamente noi abbiamo molte più vite precedenti, no? Ecco, poi ovviamente io qua vi ho dato un flash veloce. Se desiderate approfondire l'argomento, se volete chiedermi un consulto, come avviene e quant'altro, senza alcun impegno potete scrivermi su Messenger e vi darò poi tutte le informazioni, ok? Bene, e adesso non ci sarà più la mia scelta. Andiamo assolutamente nell'oltre. Allora, nell'oltre. Nell'oltre sono loro che mi dirigono. Vi chiedo di cercare di mettervi con tanto amore. Ciao Silvia Biguzzi. Perché c'è molta sacralità, quindi quando loro arrivano e danno il messaggio, mi voltano il viso e mi fanno cadere lo sguardo sulla vostra chat. Nella chat, non serve, ve lo dico prima, la data di nascita, non serve che voi scriviate convulsamente, compulsamente, voglio un messaggio, voglio un messaggio, voglio un messaggio, perché primo intasereste solamente le chat, dareste meno possibilità di ricevere un messaggio, perché loro devono guardare, farmi cadere lo sguardo sul vostro nome e cognome di una chat. Se ci sono persone che la scrivono compulsamente, magari c'è Maria Rossi che scrive 50.000 volte, allora la chat sarà solo presa da Maria Rossi. Più Maria Rossi scriverà, meno ci saranno messaggi per lei, perché nell'oltre la legge è l'amore. Quindi, più voi insistete, meno riceverete, più voi lasciate agli altri e più riceverete. Dove c'è carità e amore, lì c'è Dio. Perfetto. Andiamo, siamo nell'oltre. Daniela Allocco. Oba, bello. Bene, parlavamo appunto di persone. Daniela Allocco invece per te è venuto un peloso. È venuto questo peloso ed è un peloso è sul è due colori, marroncino e sul bianco. Lo vedo verso la nebbia, ok? Quindi posso un po' sbagliarmi. Ecco, questo è importante sapere. Sta venendo incontro, è felicissimo. Dovete sapere che tutti gli animali là sono straordinariamente felici. Ogni tanto arrivano verso di voi perché loro non sanno che sono di là, quindi parlano con col vostro corpo, etereo, no? Ecco, quello che comunque, conoscono. E quindi Daniela Locco, mi spiace non darti un messaggio, magari tra i tuoi cari, però c'è questo peloso meraviglioso che, ecco, lui dice, ma parlano? Sì. E dice, ma com'è possibile? Allora mi permetto di spiegarvi così, per tutte le persone che hanno i pelosi. Vi è mai capitato di guardare il vostro cane, il vostro gatto negli occhi? Lui è lì, sta immobile, non parla, e tu fai, ah,
Vuoi un biscottino, vero? Oppure, mi sa che vuoi andare fuori. O ancora, hai la facciottina? Mi sa che non stai tanto bene. Ecco sì, perché noi li capiamo anche se non parlano. Di là invece parlano. Daniela Locco ringrazia questo. Ringrazia. E volevo dire che sta tanto tanto bene. Sta tanto bene. Ok? Allora, continuiamo. Mi raccomando, non scrivete convulsamente, perché altrimenti fate far fatica alle persone dell'oltre. Ok? Scrivetelo una volta sola, due al massimo, il vostro nome o col cuoricino. Ok? Al massimo, poi io vado su e giù. State tranquilli, che mi dirigono loro. Perché sennò vedo sempre il stesso nome e mi fanno andare oltre. Eh sì, purtroppo è proprio così. Anche se voi lo chiedete e lo richiedete e lo richiedete, entra una sorta di insistenza mentre di là chiedono amore. Ok? È una cosa purtroppo che bisogna per forza capirla. Ah, allora, Daniela Locca, hai ragione. Cagnolino coniglietto. Allora, io vedo il colore, ti dico così. È sul marroncino, beigiolino e bianco. Ok? Quindi. Sì, ragazzi, tutti. Ecco. Vedete cosa succede? Roberta D'Onofrio, che ha scritto, sta scritto, richiesto, gna gna, però ha detto una parola che di là è una parola che apre tutte le porte. Dice: chiedo scusa. Ecco te il messaggio, Roberta. Questo messaggio che viene da questa donna che si trova nell'oltre, che più o meno è alta un cicinino meno di te, ha i capelli sale e pepe, è magra, scusate, ma l'influenza, è magra, ha un viso allungato, dice: io sono, sento per il papà, quindi non so se ha qualcosa a che fare con il papà tuo o è dalla parte del papà, ok? E il messaggio che ti dà è che ci sono sempre tante novità che non ti aspetti e tante aspettative. Anch'io, dice, ho sempre avuto nella mia vita tante aspettative e anche tu ce le hai, Roberta. Ma sappi che quando queste aspettative non le avrai più, sarai sicuramente molto più felice. Ok? Quindi Roberta, adesso basta scrivere il messaggio, l'hai già avuto, eh? Ilario Menegalli. Sento il vostro amore. Grazie di aver smesso di scrivere convulsamente. Oh, dunque. Ilario Menegalli. Oh, mamma mia. Guarda, faccio prima a dirti così, Ilario, di là per te viene questa donna ed è molto facile per me descrivertela. Tu vai davanti allo specchio, ti guardi, ti fai donna ed è lei, ok?
ha questo volto morbido come il tuo, ha un'espressione sorridente, ha un'espressione serena, perché sa che finalmente stai trovando la strada giusta. E quindi vederti felice per lei, Ilario, è la cosa più importante in assoluto. Dove tu sei felice, dove riesci a essere sereno, anche lei è felice e serena. Sei un uomo veramente molto forte, veramente molto... È vero che sei anche un po' impegnativo, no? Però è tanto orgogliosa di quello che sei riuscito, dell'equilibrio che stai riuscendo ad ottenere. Oh, che brutto. Dice Maria Rosaria che questa diretta, Rago, dice questa diretta è impossibile seguirla. Io saluto e me ne vado. Questa è una cosa molto triste. Mirella Greco dice come dargli torto. Mi spiace molto. Ho provato all'inizio di questa diretta, come qualcuno ve la vedrà registrata, ho provato a togliere un po' di energie negative e a chiamare l'Arcangelo Michele, da poter tagliare un po' quest'aria di insistenza, no? Ecco, perché poi alle volte c'è da dire che mi scrivete anche. Ma come mai? Come mai non ricevo un messaggio? Come mai non mi vedi mai? Ma non sono io che posso decidere nell'oltre. Sono loro. E più voi insistete, ve lo ripeto, più create confusione in una chat e quindi fate fare una gran difficoltà a loro che devono farmi cadere la vista sulla vostra chat e alle persone che sono qua che con rispetto in silenzio aspettano. Ci sono mamme che hanno i figli nell'oltre. Penso che loro dovrebbero avere la priorità su tutto, eppure non insistono mai. Al massimo scrivono due volte il messaggio giusto perché capiscono che siete in tanti, ma non lo scrivono tre volte, se possono farlo loro. Il cui dolore va avanti a tutto, a tutti noi, a tutto. Penso che potete farlo anche voi. Roberta D'Onofrio scrive: grazie infinite, sicuramente mia nonna, la madre di mio padre. Ecco il padre, cosa significava, mi ricordo. Mio padre diceva sempre che sono la sua fotocopia. Grazie ancora di cuore, buona serata. Grazie a te, Roberta. Il tuo mi dispiace, l'ha fatta entrare subito. Sì, è mia, Immacolata, c'ho una tosse, guarda. Ho preso questa influenza, non mi passa. Per fortuna riesco comunque a fare queste dirette perché mi interessa la voce, perché dall'oltre loro mi danno le energie per poterlo fare. Non vi nascondo che finita la diretta non riesco più a fare nulla, divento di nuovo malatissima. Ecco, vabbè. Valentina Pistone, sì, assolutamente sì. Oh, mamma mia, come somiglia al tuo papi lì. Oh là là. Mamma mia, come ci assomigli. Valentina Pistone invece per te. Io vedo un bimbino piccolo, 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 posizionato qua. È piccolo così, perché era piccolo così. Non so se lo sai o non lo sai, comunque è vicino da te. È un bimbo con gli occhi sul verde. Non so da chi avrebbe preso se fosse nato. E ti
ti ringrazia perché gli hai fatto vedere la luce del mondo, ma non i dolori della salute, perché non, comunque non sarebbe stato sano, ok? È insieme a un uomo della tua famiglia, che è un uomo che è un gran signore, lo vedi che è un gran signore, credo forse che stesse anche bene, no? Oppure l'aria che ha, signore si nasce, ma anche di là gli è rimasto questa impronta da signore, ed è insieme a questa donna molto più giovane di lui, che ha amato veramente tantissimo, e dice grazie a questa donna, Valentina Pistone, che io sono riuscita a affrontare tante cose nella vita. Io so che invece dice quest'uomo, che sa che tu invece, Valentina Pistone, sei una persona che si appoggia veramente a se stessa, solamente a se stessa. Ma sei molto amata nell'oltre. Vedrai, tesoro, che ti faranno, ti daranno l'opportunità per riuscire veramente ad appoggiarti anche, perché è importante appoggiarsi nella vita, perché aiuta tanto. Non ne hai bisogno, però. Ciao Rita. Ti ringrazio di queste parole, Alessia e Sela. Per quanto riguarda il tuo messaggio, essendo che l'hai avuto per la vita precedente, ecco, per questa volta soprassiedono lasciando lo spazio, eh? Non è detto non per un'altra volta. Ok. Allora, Mirella ha risposto una certa Mariella, ma prendi in giro, basta per favore, basta. Tanto, facciamo così. Visto che stai insistendo tanto tanto, Mariella, tutte le persone, che non posso ricordarmi il cognome, tutte le persone che si chiamano Mariella, e me lo scrivo qua, non avranno un messaggio. Va bene? Perché è vero che scelgono loro. Però è vero che io faccio da tramite, ok? Per me l'educazione è importante. Sì. Ci vuole il rispetto, perché noi stiamo facendo qualcosa di sacro. Non pensate mai che il mio modo di fare, il mio modo di ridere, scherzare con loro, non rispetti la sacralità. Loro avvengono da me per farvi sentire che loro ci sono, per dare la dimostrazione, la testimonianza che loro esistono. Ha poca importanza, sinceramente, il messaggio che voi ricevete, quanto tanto ascoltare anche quello degli altri, perché dà la prova che se loro ci sono per una persona, ci sono anche per voi, sono vivi anche per voi altri, no? Ecco, quindi questa è una cosa veramente meravigliosa, veramente meravigliosa. Allora. Michela Rizzo. Michela Rizzo, eccola qua. Poverine tutte le Michele che per colpa di una, scusami, tutte le Marielle che per colpa di una Mariella non riceveranno il messaggio. Allora, Michela. Allora, Michela, oh santo cielo, quanta gente che c'è per te. Quanta gente che c'è per te. Michela Rizzo, sei una persona molto buona. Sono tutti molto orgogliosi di te, specialmente quest'uomo dal corpo morbido. Dico così, ok? E veramente sono orgogliosi perché malgrado
vedono intorno a te nella tua vita, senza entrare nel privato, perché non capisco perché mi dicono le cose così, che sono private, però mi fanno vedere che Michela, tu sei attorno a delle persone che fai tanta difficoltà. C'è un po' di non cattiveria, perché la cattiveria è una parola rara, secondo me. La vera cattiveria, per fortuna, ce l'hanno un poche persone. Io penso invece che ci siano persone molto infelici, ecco, che magari sembrano cattivi, invece sono solo infelici, se la prendono con gli altri perché non hanno niente di meglio da fare, ecco. Però Michela, quest'uomo morbido, insieme a quest'altro uomo morbido, che sono tutti della stessa famiglia, e vengono con un sorriso e con una modestia incredibile, dicono che sei tornata da persone infelici e sono orgogliosi di te perché, malgrado tutto questo, è vero che ogni tanto tu ti arrabbi, sono un po' fumino, è normale, anche loro erano così, però non ti sei incattivita, sei rimasta buona e questa è una cosa di cui loro vanno veramente molto molto fieri. No, scusate se rido perché ci sono 50.000 cuoricini, ne bastava uno, in effetti. Sì, Vittoria Pucci Polito. Puoi dirle che mi sentirà stasera? Stasera sarebbe stanotte, eh? Verso le 3. L'ho corretto. E ti darà un bacio sulla guancia. Sulla guancia destra. Non aggiungo altro perché forse è meglio che tu lo senta dal vero. Com'è difficile. Com'è difficile. Sapete che cosa mi rincuora? Mi rincuora che su tante persone che insistono, ce ne sono altre tante che rispettano. Davvero. Allora Maria Almanza, eccoti qua. Maria Almanza. Allora Maria, hai una donna piccolina, scura di capelli, con questi occhi molto luminosi, molto dolci, che viene col passo velocissimo, ti 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 ti, eccomi, 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 e viene a darti questo messaggio, dice: io mi sono sempre preoccupata di fare quadrare le finanze, no? Di stare bene, che la mia famiglia stesse bene con la parte economica e tutto, e invece la parte più importante erano veramente gli affetti e l'amore. È un consiglio che ti dà nel fare altrettanto. Allora, che
Che carina, Rita. Mariella, ti chiami Mariella, per cui anche se mi chiedi scusa per colpa di una Mariella, non si danno più messaggi a Mariella. Le Marielle sono tutte fuori. Purtroppo sì. Speriamo che lo capite così. Perché è molto triste. Allora, Carmela Brando, è l'ultima di questa nostra serata meravigliosa. Carmela, direi che mi fa vedere gli occhi di suo padre. Quindi, se ti manca, guarda gli occhi di suo padre. Lei sta cercando in tutti i modi di farsi sentire, ma capisce che forse non riesce ancora bene. Senti, dovresti sentire, ma molto forte, degli spostamenti d'aria come se fo ci fosse il terremoto, ecco, che in effetti è anche un po' un terremoto, lei. Quindi senti muovere, senti veramente muovere l'aria. E se puoi, così, prova, prendi una penna e un foglio, prova a prendere una penna e un foglio. Dove saranno all'inizio scarabocchi? Poi vedrai che la penna si muoverà da sola e vedrai che ci saranno dei disegnini bellissimi per te, così comunichi direttamente te. Detto questo, in questi ultimi un minutino che ci rimane, volevo solamente informarvi di una cosa. Ci sono molte persone che dopo le dirette mi scrivono su Messenger per avere un messaggio dei loro cari. Ora, anche per equità di tutte le persone che non l'hanno avuto in questa diretta, non sarebbe equo, giusto, rispondervi in privato. E se io riuscissi a farlo in privato, praticamente farei solamente questo. Siete stati anche 180 persone, quindi vi immaginate se tutti mi scrivete su Messenger. Dopo le dirette io non vedo e non sento più nulla perché chiudo i canali. Se siete interessati ad sapere come sarebbe un consulto con me, come avviene, cosa vuol dire essere una viaggiatrice astrale, se corrispondo alle vostre esigenze e quant'altro, potete chiedere un'informazione, allora sì, su Messenger, e io senza impegno vi rispondo. Ma non mi scrivete per chiedermi un messaggio, perché non potrei darvelo, ok? Spero che questa diretta vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo il 30 maggio, sempre alle 8:30, e probabilmente il 30 maggio faremo solamente i messaggi dell'oltre, perché le vite precedenti le faccio solamente ogni tanto. Ok? Vi ringrazio tutti quanti della compagnia che mi avete fatto. Ringraziamo le persone dell'oltre. Scusate se alle volte ho un po' insistito per tutte queste chat che avete scritto in maniera compulsiva, ma e anche per Mirella che ha dovuto fare un lavoro veramente, insomma, pesante, dispiace, ecco, dovrebbe essere anche per lei che sta seguendo la diretta insieme a me un momento piacevole da stare insieme ai nostri cari e invece si deve tanto tanto impegnare, eh? Allora io vi ringrazio tutti e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie ancora.